Adoro trasmettere emozioni con il cibo abbinando colori e sapori differenti e oggi ho deciso di comunicare gioia e affetto alla persona a cui dedico questa particolare ricetta, ovvero la mamma. Ebbene sì, perché oggi è la sua festa, così ho deciso di realizzare un menù a tema iniziando dall'antipasto, molto particolare, colorato e profumato, le palline di formaggio con pistacchi e rose. Ingredienti: 250 g di formaggio caprino, 50 g di olive verdi, un ciuffo di prezzemolo fresco, scorza di limone, sale quanto basta, un cucchiaio di pepe rosa in grani, 20 g di semi di sesamo. Per ricoprire, 50 g circa di pistacchi sgusciati, qualche petalo di rosa. Iniziamo con la preparazione, davvero semplice e anche divertente. Qui ho già tritato il prezzemolo, adesso ho sgusciato i pistacchi, li trito grossolanamente con il coltello. E poi farò la stessa cosa anche con le olive verdi. Come vi dicevo, ho finito di tritare i pistacchi e le olive. Ci spostiamo all'interno di una ciotola, mettiamo il formaggio caprino, va bene anche un altro formaggio spalmabile, quello che gradite. Uniamo le olive tritate, un cucchiaio solo, scarso anche, di pistacchi, il resto ci servirà per la copertura. Mettiamo anche un po' di prezzemolino o un'altra erba aromatica come erba cipollina, basilico, maggiorana e così via. I semi di sesamo e la scorza di limone. Non troppa. Ah sì, anche le bacche di pepe rosa per dare una nota colorata. Aggiustiamo di sale, poco poco, perché il caprino è già saporito di per sé, e mescoliamo fino ad ottenere una crema. Questa è la consistenza ideale della nostra crema di formaggio. Se risulta troppo molle, vi consiglio di lasciarla in congelatore qualche minuto, anche 5 minuti sono sufficienti, così poi riuscirete a realizzare bene delle palline. Nel frattempo qui mi sono preparata dei petali di rosa biologica, quindi queste sono le rose del mio giardino che non sono state trattate chimicamente, poi le ho tolte dalla corolla, le ho lavate, ho lavato i petali chiaramente e poi le ho asciugate con un panno umido. Con un coltello, possibilmente in ceramica che non altera i principi attivi, ottengo delle listarelle. Adesso preleviamo un cucchiaino abbondante anche di crema al formaggio, poi lo rotoliamo tra le mani, così, realizziamo dunque una pallina e poi possiamo rotolarla nei pistacchi oppure nei petali di rosa. E questo è il risultato. Molto carino, vero? Per una migliore presentazione possiamo anche mettere le nostre palline di formaggio all'interno di pirottini dorati. Abbiamo ottenuto 22 palline. Io vi consiglio di aspettare almeno un'oretta prima di servirle in modo che la crema si compatti bene. Naturalmente conservatele in frigorifero. Se mi state chiedendo alcune alternative ai pistacchi o alle rose, posso suggerirvi un trito verde di erbette aromatiche oppure anche della paprika rossa. Sicuramente l'abbinamento sarà perfetto e anche i colori ci stanno benissimo per questa festa. Auguri mamma!